Carissimi fratelli, il tema di questa terza domenica di Avvento che emerge dalle letture è il tema della gioia. Ed è motivata questa gioia. Il Signore sta per venire, noi gli dobbiamo andare incontro e questo incontro è un incontro di salvezza e la salvezza non può non generare gioia nei nostri cuori. La prima lettura dal libro di Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Perché tutta questa gioia? Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Ma subito dopo questa gioia non è semplicemente del popolo, questa gioia è anche del Signore. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te. Il soggetto è il Signore, l'autore della salvezza. Ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Ecco, immaginate questo Dio che grida di gioia per il suo popolo. E allora comprendiamo il messaggio della parola di Dio. È un messaggio in cui si annuncia questa gioia del Signore, dell'uomo, che si incontrano. L'Avvento proprio ci invita a contemplare questo evento, questo Dio che è il Creatore, il tutto, il diverso da noi. Ha scelto come legge del suo amore di incarnarsi in mezzo a noi, di entrare nella storia. Noi siamo figli suoi e incontrando i suoi figli il Signore gioisce e noi gioiamo perché lo incontriamo. Lui è il principio della nostra esistenza, la provvidenza di tutti noi, il nostro Salvatore. In Gesù che si incarna, l'amore di Dio si esprime in un modo meraviglioso. Ecco allora, gioire, gioire, gioire. E anche il resto della parola di Dio, un invito alla gioia, nel salmo responsoriale, canta ed esulta perché granzi in mezzo a te il Santo di Israele, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse per noi che siamo suo popolo. E anche la seconda lettura della lettera di Paolo ai Filippesi, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. E questa letizia poi si deve anche esprimere nelle relazioni umane, la vostra affabilità sia nota a tutti perché il Signore è vicino. Io penso che dovremo un pochettino riscoprire la teologia della gioia. Certo, il Vangelo continuamente ci presenta il mistero pasquale di Cristo che è anche un mistero di morte e di risurrezione. Gesù nel Vangelo ci invita a seguire la via stretta, ci invita a convertirci dai nostri peccati, ci invita a piangere sui nostri peccati. Ma questo stesso Gesù è venuto a noi proprio per darci la gioia di Dio, per noi che siamo peccatori, che possiamo incontrarci con il Signore. Si va più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Ecco, dovremmo riscoprire la teologia della gioia. Nuncio Tolomeo, nonostante la sua situazione fisica era gravissima, affetta di una immobilità progressiva, per cui era chiusa, direi proprio compressa nel suo corpo, in tutta la sua vita non ha fatto altro che cantare la gioia dell'amore, che si manifesta anche nell'accettare la croce come progetto di Dio. E allora lei dice: la mia vita
avrebbe potuto essere una vita inattiva, senza senso, e invece no, la mia vita, unita a quella di Gesù crocifisso, diventa di grande significato sociale, perché io in Gesù voglio essere strumento di salvezza per tutti, e consapevole di questa realtà, tutta la sua vita è stata un sorriso. Conclude il suo testamento spirituale dicendo: sorridete sempre. Sì, perché Dio è il sorriso. Il suo angioletto l'aveva chiamato sorriso, perché a tutte le persone che le telefonavano, a tutti diceva: ti mando il mio angioletto per portarti il sorriso di Dio. La figura di Giovanni Battista predicava un battesimo di conversione e le persone gli chiedevano: cosa dobbiamo fare? E allora lui risponde: chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Ossia, la solidarietà è fondamentale. E vivere da figli di Dio nella solidarietà, nella sensibilità per chi è nel bisogno. Un domani il Signore ci giudicherà proprio su come noi siamo stati solidali: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare i carcerati. Anche i pubblicani venivano a battezzarsi. Cosa dobbiamo fare? Non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. E anche i soldati: cosa dobbiamo fare? Non maltrattate, non estorcete. E se noi dovessimo chiedere a Giovanni Battista: cosa dobbiamo fare? Certo, ci dice le stesse cose che ha detto Giovanni ai pubblicani, alle folle, ma forse ci dice ancora un'altra cosa. Il popolo pensava che forse era lui il Messia, e Giovanni Battista dice: no, io non sono il Messia, io non sono degno neppure di slegare i lacci dei sandali, ma verrà dopo di me il Messia, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E questo Messia tiene in mano la pala per pulire la sua aia. Ossia, il Messia viene ad immergerci nel suo Santo Spirito. Questo Messia è come un fuoco per tutti noi, un fuoco che purifica, che rigenera, che vivifica. Ma questo Messia è anche un Messia di giustizia, che sa discernere il male dal bene, come il contadino che con la pala, mandando in aria il grano, ecco, distingue quella che è la pula, quello che è invece il seme. E allora, cosa dobbiamo fare? Io vorrei trarre questo insegnamento per me e lo vorrei anche proporre a voi. Dobbiamo lasciarci immergere dallo Spirito. Dobbiamo lasciarci invadere dal fuoco di Gesù. Essere immersi nello Spirito. Immersi, sì. Ogni cellula del nostro cuore, della nostra mente, tutto di noi immerso nello Spirito. Impregnati dello Spirito, questo Spirito che ci ha creato, questo Spirito che ci ha rigenerati, questo Spirito che ci ha santificato, questo Spirito vuole vivere in noi. Ecco la migliore preparazione al Santo Natale. Noi andiamo incontro al Signore con gioia se noi ci lasciamo invadere dallo Spirito di Dio. E allora i nostri pensieri, le nostre parole, il nostro linguaggio, i nostri atti, tutto sintonizzato con questo Spirito. Signore, grazie per la tua santa parola. Amen. Amen. Amen.